E buonasera amici di TVB Studio 85, amici di Motori Motori, siamo tornati, prima puntata del 2021 e come promesso prima delle feste natalizie abbiamo detto che parlavamo di rally e infatti questa sera parleremo proprio del magnifico mondo del rally, ne parleremo con il navigatore Alberto Bentivogli e con il fiduciario responsabile ACI e Martin William e poi dopo andremo anche poi a fare un giro alla GB Moto, vi porteremo proprio dentro al team della GB Moto. Allora cara Daina, intanto bentornata anche a te. Grazie. Direi che se siamo tutti pronti accendiamo i motori, sigla. Pronti, abbiamo già acceso i motori, come dicevo poco fa, allora incominceremo ad andare a fare un giro nel mondo del rally. Perché dico incominceremo? Perché il mondo del rally è immenso, ci sono tantissime categorie e noi dobbiamo portare ad invogliarvi di questo mondo, insomma, anche perché ci sono tanti piloti che si cimentano sopra le strade delle colline modenesi, noi dobbiamo informarli qual è la giusta strada da percorrere per poter entrare in questo mondo. E allora Daina, vai a presentare i nostri ospiti così entriamo proprio nel vivo di questa trasmissione. Benissimo, allora con noi questa sera c'è Alberto Bentivogli, navigatore rally, e poi abbiamo con noi il fiduciario provinciale ACI Modena, Marty William. Ecco allora, buonasera, benvenuti qui a Motori Motori. Allora, prima di andare a fare un giro dentro al team della GB Moto, sulla quale ringrazio vivamente anche per l'accoglienza e non solo, anche per la professionalità, volevo chiedere subito a voi qual è la vostra passione, come mai siete verso questo mondo. Allora, intanto dividiamo le parti, come diceva la nostra Daina, abbiamo Alberto Bentivogli che è navigatore e poi invece con Marty William stasera si traveste dalle parti dell'ACI, giusto? Dividiamo i due ruoli. Allora, spiegateci un po' da dove nasce la vostra passione. Vai Alberto. Beh, diciamo che la passione da parte mia nasce da molto lontano, nel senso che già dagli anni 80, dall'86 io ho la licenza per poter correre, per cui è da quegli anni che mi sono cimentato sia a livello locale che a livello nazionale. E ovviamente la passione è nata andando a vedere il rally di Modena qua sulle nostre montagne, nelle nostre colline, e da lì poi la passione è andata avanti e si è tramutata ad oggi in quello che è mettere a disposizione la mia esperienza per Automobile Club Modena, per ovviamente, a parte la parte istituzionale, e portare avanti anche la parte sportiva, che è una vera anima, diciamo, dell'Automobile Club Modena attraverso la commissione sportiva, per portare avanti ovviamente il discorso terra dei motori con tutte le varie passioni e portare anche un messaggio chiaro ai giovani di avvicinarsi al mondo dei motori, ma sempre in sicurezza. Ecco, Automobile Club Modena che per questa stagione, a Covid permettendo, ci mancherebbe, ha una importantissima novità, perché il Coppa Italia, la finale del Coppa Italia di rally si disputerà proprio qui a Modena. Possiamo dire qualcosa di più? Sì, devo dire che questo è effettivamente il risultato del grande lavoro di squadra e principalmente del grande lavoro del nostro presidente Vincenzo Credi, che è veramente il nostro turbo, è la nostra spinta. Da quando c'è lui alla presidenza dell'Automobile Club Modena c'è veramente tantissima attenzione al discorso sportivo e siamo riusciti in pochissimo tempo
a far, diciamo, rinascere, non rinascere, comunque a riportare agli antichi fasti il Rally Città di Modena, che è stato premiato proprio per il 2021 come finale nazionale AC Sport, per cui a Modena arriveranno i piloti vincenti di tutte le regioni italiane e sarà un evento di portata veramente nazionale, molto prestigiosa. Ecco, la fermo qua perché dopo andremo anche a elencare un po' le categorie, proprio dicevi vincenti dei campionati regionali, dopo andremo a elencare anche un po' le categorie, andremo a far vedere un po' qual è la struttura del rally. Alberto, prima di passare alla GP Motors, anche te, la tua emozione, come mai sei entrato in questo mondo dei rally? Ma anche per me è un po' la stessa situazione di William, nel senso che da piccolino mio padre mi portava sulle prove speciali più conosciute del Rally di Modena, da Valle ai Barighelli, e quindi vedevi queste macchine sfrecciare e come tutti i bambini sogni prima o poi di riuscire anche tu a salire su una di queste vetture. A 18 anni, giusto il tempo di prendere la patente e la licenza, è scattata subito la prima gara, quindi da lì dopo è diventata una passione che hai nel sangue e dopo non riesci più a farne a meno. Ovviamente è uno sport, come abbiamo detto, molto bello, e ovviamente va preso e affrontato nel modo giusto, ecco. Ecco, allora, il navigatore, dopo ci andrai proprio a dettagliare qual è il ruolo del navigatore, perché forse chi non conosce il mondo dei rally deve sapere che il navigatore conta quanto il pilota. Sembra strano perché il volante lo gira il pilota, ma invece il navigatore sono gli occhi del pilota. Ecco, allora Daina, prima non abbiamo ricordato i numeri di WhatsApp, quindi fallo pure. Allora abbiamo lo 059 21 52 23 90 e WhatsApp 346 10 77 159. E se ci volete seguire su Facebook, su TVB Studio 85. Colgo l'occasione per dire che è arrivato un messaggio, Cristian. È già arrivato un messaggio. Bene, allora mi raccomando, se avete dei messaggi, delle domande proprio da fare, questo è il momento giusto. Noi vogliamo indirizzarvi nella strada migliore, anzi, nella prova speciale migliore. Ecco, vai. Allora, Cristi, è proprio per te. Dicono, quando parli di rally mi viene in mente quando siamo partiti da Sassuolo per andare a fare pubblicità del Condor a Reggio Emilia al Vampiria. Eri un disastro, correvi come un matto. Andrea, il tuo DJ. Beh, allora, saluto Andrea e lo ringrazio. Diciamo che Andrea te la sei anche schivata, perché non sei stato il mio navigatore quando andavo su da Valle, prova storica, Valle, insomma, oppure su da Pompeano, su da Montespecchio, quindi quelle te le ho schivate, ma possiamo sempre recuperare. Allora, io direi subito di andare a vedere lo speciale che abbiamo fatto alla GB Motors, perché è una scuderia, direi, anzi, mi correggo, è un team molto importante della provincia di Modena. E il perché ce lo vuoi spiegare te, Alberto? Perché è molto importante questo team per te, diciamo, anche. Ma per me è una casa, è una famiglia fatta di persone piene di passione, molto professionali e competenti. In più è una scuderia che esiste da veramente tanto tempo ed è sempre stata un punto di riferimento per i marchi più importanti nei momenti più importanti, quindi in passato con Subaru e ora con Ford, e quindi c'è questa collaborazione, come ti avevo già detto anche nelle puntate scorse, con M Sport, che è il team ufficiale nel mondiale rally, e quindi questo è una cosa molto prestigiosa e molto importante. Quindi è una scuderia sì locale, però che ha una visuale e una importanza su tutto il territorio nazionale, non solo, di tutto rispetto. Esatto, sì, proprio sentiremo anche dove si è esposta la GB Motors. Allora andiamo a vederci questo bellissimo servizio, poi dopo ritorniamo in onda a leggere i vostri messaggi e anche a parlare di tutto il mondo del rally.
E in questa prima puntata di Motori Motori del 2021, come promesso, vi vogliamo portare nel magico mondo del rally e per farlo siamo appunto venuti alla GP Motor qui di Formigine. Andiamo a scoprire i segreti che ci sono dietro ai meccanici. E siamo con Stefano Toni, qui uno dei meccanici della GB Motor. Allora, da dove nasce una passione? Partiamo da qui perché dobbiamo portare tutti i nostri telespettatori a vivere la passione del rally. La mia passione è nata, è un pacchetto di famiglia, via. Tramandato dallo zio, dal papà, appassionati, hanno corso all'epoca. E poi da lì piano piano mi portavano a vedere le corse da fin da piccolo e sono entrato scherzando a fare assistenza grazie ad Alfonso che è il titolare della GB Motors. Quanti meccanici siete della GB Motors? Ma noi siamo sempre in due più Giacobazzi qua a lavorare. E però durante le gare, nelle trasferte, chiaramente abbiamo gente esterna perché per lavorare attorno a queste macchine bisogna essere in diversi per essere sempre efficienti, sempre al top. Incomincia a darci un po' di numeri, insomma, quante gare fatte in un anno, dove si possono svolgere le gare? Allora, niente, nel 2020 abbiamo fatto 35 presenze nelle gare con diverse macchine. E abbiamo la Fiesta QR5, sia il modello MK2, il modello MK1, abbiamo il Subaru Gruppo N, abbiamo un'altra Fiesta Rally 4 che è la categoria inferiore rispetto a questa. L'anno scorso abbiamo fatto partecipazione alle gare di mondiale, siamo andati in Messico, abbiamo fatto gare dell'Europeo, abbiamo fatto la Lettonia, l'Ungheria. E abbiamo fatto Roma, che era valida per il campionato europeo ed italiano. Abbiamo vinto col Subaru Gruppo N il titolo Gruppo N del campionato italiano. Abbiamo fatto qualche risultato assoluto nelle gare nazionali, diciamo, qua in Italia. E comunque già i gettoni in gare importanti per noi meccanici è già un bel risultato e una cosa positiva per la nostra passione. Chiaramente abbiamo cambiato macchina perché dal 96 la GB Motors è nata con le Mitsubishi per poi passare a Subaru, dove in Italia è un marchio riconosciuto GB Motors Subaru, e poi siamo passati adesso a Ford da 4 anni, dal 2016, quindi 5 anni finito il 2020, che lavoriamo con Ford, con M Sport, con gli inglesi, con M Sport Poland. E su queste vetture, in base anche alla lunghezza delle gare, lavoriamo in 2-3 meccanici a lavorare, più un direttore sportivo dove comunque ha sempre colloquio col pilota per varie problematiche, risolvere assetti, risolvere vari problemi durante la gara. Ci muoviamo con un camion ed un furgone, più abbiamo due furgoni dove agganciamo i carrelli, dove carichiamo queste macchine, perché per strada chiaramente non possono circolare. E siamo, diciamo, noi che siamo sempre dentro, siamo sempre presenti ad ogni gara, e quindi ogni domenica si parla di una trasferta, di una gara dove si parte, diciamo, il venerdì, dove si affronta il viaggio, si arriva in tempo per verifiche, per tutto quello che riguarda il pre-gara, affrontiamo la gara e poi si rientra o nella domenica notte o gare più lontane il lunedì o comunque sempre in base alla distanza di dove è la gara. Stefano, la cosa principale è la sicurezza. Incominciamo a dare un po' di numeri. Ecco, un ragazzo che si deve avvicinare al rally, quali sono i costi? Qual è il percorso che deve fare? Sì, come dicevi te, la sicurezza è molto importante e infatti chi affronta queste gare, sia nel rally, nella pista, nelle jeep, in qualsiasi competizione, innanzitutto c'è un abbigliamento che il pilota deve avere, da un casco a una tuta ignifuga, a un sottocasco, a qualsiasi cosa uno indossa deve essere ignifuga. E la macchina ha i propri dispositivi di sicurezza, dall'impianto di estinzione sul motore, che vediamo qua alcuni ugelli che spruzzano sostanze ignifughe per spegnere principi di incendio sul motore. Abbiamo una gabbia
interna che protegge il pilota in caso di ribaltamento o in caso di urto. Tutti i materiali interni della macchina, anche quelli, sono ignifughi ed omologati, dai sedili alle cinture, hanno una durata, dopo il sedile dura 10 anni e poi è da sostituire con un sedile nuovo. Anche se il materiale non si rovina, non subisce urti, ma dopo 10 anni bisogna cambiare tutto. Ecco, la vita non ha un costo, ma la sicurezza costa. Quindi incominciamo a capire cosa costa anche correre in rally, da che categoria si parte, a che categoria si può arrivare. Sì, nel rally ci sono varie categorie, partendo dalla base, dove tutto è derivato da una vettura stradale, che uno in casa si può costruire la macchina partendo da un modello stradale, arrivare a questa categoria qua, che non è il top ma è appena il gradino sotto, dove solo la casa madre le può costruire, devono essere fatte da loro e certificate da loro. Partiamo da una macchina base, qual è la categoria per una macchina base? Allora, categoria della macchina base, adesso si parte dal, diciamo, l'N1, che sarebbe il 1100 derivato dallo stradale, o l'N2, che è il 1006, sempre derivato dallo stradale. Ecco, cosa costa correre con un N1, più o meno, a grandi linee? E con poche migliaia di euro si può iniziare a mettersi in strada. Chiaramente le spese dell'abbigliamento sono uguali per tutti. C'è una tassa di iscrizione ad ogni gara, che comprende assicurazione e i servizi che ti vengono dati dalla gara, che quella ha un costo che cambia in base alla categoria in cui ti iscrivi. 70, mosso, 5 di corta, chiude super 4 tonda, in, taglia poco, super 4 siamo con Fiorenzo Pancaldi, direttore sportivo della GB Motors. Ecco, adesso con Stefano abbiamo parlato della tecnica e anche un po' dei costi per avvicinarsi al mondo del rally. Dobbiamo parlare anche della qualità, perché i costi poi rispecchiano una qualità. Chiaramente, sono un rapporto imprescindibile e proprio per questo motivo noi di fatto come GB Motors abbiamo già da tempo creato ed avviato una partnership direttamente con M Sport, la factory, il ramo sportivo, diciamo così, di Ford in Inghilterra, proprio per riuscire ad ottenere, diciamo, l'aspetto e tenere alto l'aspetto qualitativo delle nostre vetture, in quanto di fatto tutto quello che riguarda la parte tecnica e meccanica deriva direttamente da M Sport in Inghilterra, quindi tutto quello che riguarda la componentistica, tutti i pezzi di ricambio, noi diciamo facciamo riferimento a loro proprio perché vogliamo che l'aspetto qualitativo sia delle nostre vetture sia sempre ai massimi livelli. E quindi tutto quello che riguarda la parte tecnica delle nostre vetture è di derivazione originale M Sport. Una parentesi importante è anche l'assistenza che voi date lungo le vostre gare. Assolutamente sì, tant'è vero che nelle nostre proposte ovviamente il pacchetto che viene offerto ai nostri piloti, ai nostri equipaggi, comprende fondamentalmente dall'A alla Z, quindi portiamo sui campi di gara direttamente tutte le macchine con tutto quello che può essere l'assistenza al seguito, ovviamente i mezzi, il personale qualificato che possa consentire al pilota semplicemente di pensare solo e soltanto alla gara. Quindi tutta la parte tecnica viene svolta assolutamente da GB Motors. Ultimo passo è quello finanziario, che anche lì voi seguite il pilota nell'affrontare i costi per il noleggio di questa macchina. Allora, diciamo che l'attività prevalentemente di ricerca degli sponsor è a carico del pilota stesso. Ovviamente laddove abbiamo qualche possibilità di riuscire a dare una mano attraverso gli strumenti di comunicazione, gli stessi social, il nostro sito web, dà una vetrina, dà la possibilità ai piloti di poter avere, di sfruttare una vetrina che consente loro di riuscire a presentarsi agli sponsor in maniera, diciamo così, più professionale, più qualificata, e per gli sponsor stessi appunto poter avere un ritorno anche in termini di immagine, non soltanto per il tramite dei loro canali di comunicazione, ma anche appunto sfruttando quelli di GB Motors.
Direttore, allora, davanti a queste bellissime vetture mandiamo un messaggio importante ai ragazzi: uno, che non si corre per strada; due, che la GB Motors è presente proprio per agevolare le loro voglie di piloti. Sono assolutamente d'accordo. Il correre per strada, ovviamente sappiamo tutti che presenta molteplici rischi e soprattutto la maggior parte delle volte non dà la possibilità di replica. Quindi attraverso i nostri servizi i giovani e i non più giovani, anche comunque chiunque volesse avvicinarsi al mondo dei rally, troverà tutto quello che serve per poter fare questo bellissimo sport in totale sicurezza, con la possibilità appunto di avere a disposizione quanto di meglio in questo momento si può trovare sul palcoscenico motoristico e rallistico italiano. E allora il mio ringraziamento va a Fiorenzo Boncaldi, direttore sportivo, e al grandissimo meccanico Stefano Toni per l'ottima accoglienza e anche per la professionalità con la quale hanno spiegato questo mondo del rally, che poi adesso andremo a articolare sempre di più. Ma Daina, tu non hai trovato niente di strano in questo servizio? Come navigatore avevamo una donna. Ecco, allora, vedete, allora, un altro lato di questo mondo del rally è proprio che affascina molto anche le donne. Allora, non è che è un caso che abbiamo preso una navigatrice donna, ci sono tantissime navigatrici donna. È una bellissima esperienza anche da fare con la propria compagna, perché intanto ricordo quello che mi hanno insegnato a me alla mia prima gara: l'importante è portare la macchina a termine, quindi bisogna arrivare in fondo alla gara. Questo è il primo obiettivo. Sembra facile, ma vi garantisco che non lo è, per questo ci vuole tanta pratica. E quindi io, la propria avventura è stata proprio con una ragazza che faceva da navigatrice, e questa è stata una bellissima esperienza, perché è nata un pochettino per condividere proprio questa passione insieme. Anche voi è capitato così? Avete avuto una pilota donna, Alberto? No, pilota donna no, anche perché ci sono, ma è un po' più difficile, ecco. Mentre come ma tu ti metteresti nelle mani di una donna? Assolutamente. Che sì. Guida una donna? Assolutamente. Quindi sì. Qua si è fatto il detto donna volante, pericolo costante, qui non lo possiamo dire. Quindi sei Alberto, che tu sei un navigatore, possiamo dirlo, anche professionista, quindi se te dici questa cosa qua, allora chapeau alle donne, come sempre, anche in questo, anche in esatto, questo alle donne. Esattamente. Marti, allora, invece lei si metterebbe nelle mani di una donna a fare da navigatrice? Certamente sì, perché le donne sono innanzitutto molto precise, e consentitemi anche, la loro pignoleria, diciamo, nel mondo dei rally invece è molto apprezzata. Poi non dobbiamo solo dimenticare che normalmente le donzelle sono anche più leggere dei maschiacci, per cui il pilota privilegia anche ovviamente questo tipo di scelta per avere il minor peso a bordo. Esatto, hai detto due cose importantissime, che le donne sono molto precise. Perché? Perché adesso andrete a spiegare, voi che siete gli esperti, come si svolge una gara dove la precisione non è soltanto nel guidare o nel dare le note, ma anche nel rispettare certi tempi. Prego, da dove parte un rally? Cos'è un controllo orario? Ma diciamo che il rally parte ancora prima. Cioè, il rally comincia dal momento in cui ci sono le giornate, e sottolineo le giornate autorizzate, quindi le uniche due o giornata singola dove l'organizzazione prevede tre passaggi su ogni prova speciale, e lì si comincia veramente già a fare il lavoro importante in preparazione della gara. Quindi andare a percorrere tutto il tracciato, sia da un punto di vista di trasferimenti, ovvero tutti quei passaggi che si fanno tra una prova speciale e l'altra, e andare a redigere le note, in gergo le note, cioè ovviamente tutte le curve con un raggio che indica ovviamente l'angolatura di una curva, fino quindi questa parte molto importante delle ricognizioni, e poi dopo si comincia con tutte le attività pre-gara, dalle verifiche sportive a tecniche, e poi dopo si arriva alla gara. Quindi dopo
c'è una partenza, c'è un controllo orario, è ovviamente un tempo di settore, di percorso tra una prova e l'altra, con tutti degli orari precisi dove l'equipaggio, in particolare il navigatore, deve a un orario ben preciso dove deve, si dice, timbrare, cioè deve dare la tabella di marcia e deve essere, ripeto, l'orario esatto, senza un minuto più, un minuto meno, altrimenti si incorre a delle penalità. Banalmente, timbrando un minuto in anticipo si ha una penalità veramente pesante, quindi è un'operazione, un'attività che fa il navigatore fondamentale. Come dicevi tu prima, non è che è più importante il navigatore o il pilota, è proprio un 50-50, le gare si vincono o si perdono in due, quindi è un'attività molto complessa, ma ovviamente poi ha il suo fascino. Ecco, nell'arco delle settimane poi andremo ad articolare sempre di più cos'è un controllo orario, cos'è un trasferimento, cos'è un riordino, cos'è un parco assistenza, insomma tutte le note, perché tu parlavi prima di note che in base all'angolatura dello sterzo si danno i gradi 3, 4, così, ma non tutti è così, per tutti è così, perché c'è chi invece, come ho visto, fa le note al contrario, che insomma a meno uno, meno due, questo, quindi ognuno ha le sue note. Nel corso delle prossime puntate, finché non partirà la MotoGP, perché sapete che il nostro Alberto Bentivogli è un appassionato di MotoGP e anche per la prossima stagione sarà qui con noi a portarci anche lì nel magico mondo della MotoGP, fino a quel punto parleremo del rally e poi dopo diciamo che lo terremo in parallelo con la MotoGP, perché vi porteremo volta per volta a scoprire ogni gara che ci sarà, perché comunque la gara ci porta anche a scoprire dei posti bellissimi dell'Italia, quindi vi porteremo nei pochi minuti che abbiamo proprio a seguire anche questo mondo. Allora Daina, dimmi, c'è una nota di Vincenzo Credi proprio su quello che diceva prima Marti dell'ACI e sulla questione della finale di Coppa Italia qui a Modena. Allora sì, Credi, sorridendo, mette le mani avanti. Non mi chiedete che prove proporremo e che percorso pianificheremo, è ancora troppo presto. Del resto si correrà a novembre 2021, probabilmente nel primo weekend. Per queste cose, ma di sicuro avremo una gara con più chilometri. Stiamo comunque portando avanti un progetto che prevede la gara in regime di Covid ed in un contesto più normale. Faremo di tutto per non farci trovare impreparati e per tenere alto il nome di Modena. Ecco, questa è la nota stampa del presidente dell'ACI, Vincenzo Credi. Marti, secondo, a dirla così, conoscendo un po' Rally di Modena, Valle rimane, perché se non rimane Valle non è più Rally di Modena, giusto? Ma diciamo che essendo comunque una finale nazionale, quest'anno dovremo rivolgere molta attenzione anche a tutti gli altri equipaggi che arriveranno da tutta Italia, di conseguenza dovremo organizzare e preparare una gara che sia veramente aperta a tutti, che non ci siano comunque dei privilegi per i piloti locali. Devo dire che Vincenzo Credi, da quando ha assunto la carica di presidente, ha creato un gruppo di lavoro motivato, un gruppo di lavoro che è già adesso al lavoro per preparare il Modena, e sono sicuro che si raggiungerà un obiettivo importante, che sarà una manifestazione accolta da tutti e anche con diciamo il benestare di ACI Sport Roma riusciremo a creare un evento veramente di portata nazionale. Ecco. Per quanto riguarda le prove invece devo ancora mantenere un attimo riservo, perché abbiamo diverse opzioni che stiamo valutando proprio con Roma per avere il loro benestare. Ecco, allora possiamo, si sa qualcosa anche su un'eventuale prova speciale dentro al circuito di Fiorano? Perché so che questo era una cosa che a Vincenzo ci teneva molto. Onestamente anche a tutti noi, io ho avuto la fortuna proprio nel Rally del Frignano di andare a fare la prova speciale dentro al circuito di Fiorano. Secondo lei è una cosa che si può ripetere questa? Qual è il rapporto con l'ACI e Ferrari? Allora, il rapporto tra ACI e Ferrari direi è ottimo, ci stiamo parlando, ci stiamo confrontando per coinvolgere appunto anche la Ferrari per questo evento, visto che il quartiere generale è Maranello.
E per quanto riguarda le prove in pista sono molto dubbioso, ma più che altro perché la pista è dotata di migliaia e migliaia di sensori che sono posizionati per ovviamente tutti i rilievi dei test che effettuano le macchine in Formula 1 e non solo. Per cui sarebbe abbastanza critico portare gli equipaggi in prova speciale nel circuito. Sicuramente la Ferrari comunque si è resa disponibile a valutare insieme ad ACI quella che è un discorso di collaborazione e penso che sicuramente Vincenzo Credi porterà a casa una parte del circuito importante. Ecco, allora speriamo che la Ferrari abbia un occhio di riguardo per questa Modena città dei motori, perché sarebbe veramente bello poter fare anche un giro senza prova speciale, un giro dentro al circuito di Fiorano. Daina, ti lascio subito la parola. Sì, bene, andiamo in pubblicità, un minutino e poi ritorniamo qui con Motori e Motori e i nostri ospiti. Pizzeria Arturo, vi accoglieremo in tutta sicurezza e prevenzione, rispettando ogni norma di distanziamento. Oltre alle nostre ottime pizze, serviamo anche pizze alte, tirate e al metro, in aggiunta a squisiti primi e secondi. Vi aspettiamo. Arredamenti Baraldi Nature. Progettiamo e realizziamo mobili in armonia con la natura, utilizzando solo legni massicci. Li lavoriamo a mano con cere e oli biologici. Un arredamento organico che rispetta l'uomo e l'ambiente. Ci trovi a Cavezzo. PC Outlet Computer Shop, e-commerce di prodotti informatici ricondizionati. PC, notebook, server, workstation, monitor. Spedizione gratuita in tutta Italia. Visita il nostro sito e acquista subito. DM Traslochi SRL. Disponiamo di tutti i mezzi necessari per il trasporto in sicurezza anche con piattaforme aeree. Eseguiamo lavori di precisione, smontaggio e rimontaggio, adattamenti e modifiche mobili, preventivi e sopralluoghi gratuiti. Falegnameria Rettighieri. Da 90 anni la nostra famiglia realizza porte e finestre in legno artigianale su misura. Restauro finestre, infissi e mobili. Vieni a visitare il nostro showroom. Ci trovi a San Possidonio di Modena. Italmec. Siamo specializzati nella lavorazione meccanica generale e di precisione relativamente al settore agricolo, automotive, aerospaziale, packaging e ascensori. Ci trovate a Medolla. Iudica Scavi. Ed eccoci ancora qui e cominciamo subito a leggere i messaggi, perché come sapete lo potete fare allo 059 21 52 390 o al 346 10 77 159. Ecco, se dato salutiamo anche la regia che adesso ci metterà subito i numeri. Bravo, vedi, perfetto il nostro Emanuele. Perfetto, allora partiamo subito con i messaggi. Andrea chiede: sto prendendo adesso la patente, ci sono scuole per diventare navigatore o pilota? Bella questa, sì. Poi ve ne leggo subito un altro perché è simile, però così lo leggiamo. Ci chiede: ciao, come si fa per imparare a fare il navigatore? Ci sono dei corsi? Grazie, Gabri. Beh, assolutamente ci sono dei corsi, in primis ACI Modena organizza dei corsi. E comunque in tutta Italia ci sono dei professionisti che organizzano corsi per navigatori per proprio avvicinarsi e capire questo mondo, come dicevo prima, che è sicuramente affascinante, ma deve essere conosciuto, perché ovviamente una gara è importante, va affrontata nel modo giusto e con la giusta preparazione. Quindi assolutamente ci sono i corsi e consiglio vivamente a tutti di frequentarli e avvicinarsi sempre di più a questo bellissimo mondo. Bene, beh, speriamo, sì, che sia stato chiaro per i nostri telespettatori e che abbiano capito come fare. Ecco, esatto, diciamo che è molto importante quello che diceva Alberto, perché in queste competizioni non si ci può improvvisare, non si può improvvisare il pilota, perché comunque sono strade di montagna, insomma sono strade strette, sono strade che si va anche a una certa velocità. Dall'altra parte anche il navigatore non può essere improvvisato, perché praticamente si guida con gli occhi del navigatore. Ecco, il navigatore ha una grossa importanza e dopo con Alberto ne andremo a parlare ancora un po' e vi faremo vedere un bellissimo video. Volevo chiedere invece a Marti qual è l'approccio che ha l'ACI con chi vuole iniziare e ad entrare in questo mondo. C'è qualche possibilità, c'è qualche corso, come si parlava adesso dell'ACI, cioè qual è la strada che indica l'ACI? Certo, rivolgendosi alla segreteria di ACI Modena,
si possono richiedere informazioni per quanto riguarda la partecipazione ai corsi di prima licenza, che è la prima licenza sia per i conduttori, pilota e navigatore, e anche per effettuare i corsi per i navigatori, per cui la segreteria ACI Modena è a disposizione per chi vuole interessarsi in merito. Ecco, allora, importante, non improvvisate, ve lo dico sempre. Apriamo una parentesi, dopo andremo a parlare anche di prove speciali e di altre manifestazioni sportive legate un po' a tutto questo settore qui, ma io vorrei aprire con voi, sia da pilota che da responsabile ACI, una parentesi sulla sicurezza. Ecco, abbiamo visto nel servizio precedente, ci vogliono delle tutinifughe, ci vuole il casco, le macchine hanno un roll bar interno, c'è tutte queste circostanze, ma soprattutto prima di girare la chiave ci vuole la testa, perché comunque si passa in strade dove c'è anche dell'altro traffico, negli spostamenti, insomma. Veramente, apriamo una parentesi sicurezza, non si corre per strada, si corre in pista e si corre con la testa. Prego. Sì, infatti devo dire che ACI Modena è molto attenta a questo e già negli anni scorsi abbiamo tentato di lanciare un messaggio proprio ai giovani che si avvicinavano al mondo dei motori acquisendo la patente. Infatti con Andrea Dalmazzini, che è un pilota locale di Pavullo, giovane perché ha 25-26 anni, ma è già vincente perché nel 2017 ha vinto il campionato italiano terra, e insieme a lui abbiamo voluto lanciare questo messaggio presso le nostre autoscuole proprio ai giovani di guidare in sicurezza, a strada aperta, di guidare ovviamente rispettando il codice stradale, e invece creare poi le condizioni per poter sfogare le proprie passioni nei luoghi dove è possibile farlo, a strada chiusa o eventualmente in circuiti o altre occasioni. William, voglio farti una domanda: che costo ha praticamente fare appunto questo corso di navigatore o di pilota? Beh, allora, per quanto riguarda, diciamo, il corso di prima licenza come conduttore o concorrente, questi sono corsi che noi teniamo gratuitamente, per cui non, diciamo, le persone interessate non hanno nessun onere. Per quanto riguarda invece la partecipazione ai corsi specifici come navigatori o come piloti, ci sono, diciamo, costi che variano. Il costo per il navigatore è veramente limitato, stiamo parlando nell'ordine di centinaia di euro, di poche centinaia di euro. Per quanto riguarda invece il corso piloti, ovviamente dipende il tipo di corso e la durata dello stesso. Ecco, proprio quando si dice la vita non ha un prezzo, la vita ha un prezzo grandissimo, inestimabile, che non si può comprare. Quindi prima bisogna fare prevenzione. Se sono un centinaio di euro, questi corsi qua diventano fondamentali per capire dove si va a finire, perché è comunque sempre uno sport di motori, tutti gli sport a motore, come andremo a parlare la prossima volta, il prossimo lunedì, con Dino Ferrari dei go-kart, tutti gli sport a motore, sicuri che siano, hanno sempre un grado di rischio, quindi questo bisogna sempre metterlo in conto. Alberto, il tuo messaggio sulla sicurezza. Sì, io vado di pari passo. I rally, come qualsiasi attività in pista, devono essere affrontati nel modo giusto. Quando si ha una strada chiusa o si è dentro un circuito, allora lì comanda il piede e il tempo. Fuori da questo contesto deve comandare il buon senso. Quindi anche per quanto riguarda i rally, le ricognizioni devono essere fatte osservando il codice stradale e ovviamente utilizzando sempre il buon senso, quindi non si corre per strada senza un'autorizzazione, un percorso delimitato e sicuro, perché poi oltretutto durante una prova speciale ci sono poi anche tutte quelle sicurezze come le ambulanze, i medici, i dottori, quindi insomma bisogna prestare veramente attenzione. Ecco, dai, allora avevi una curiosità, giusto tu? Sì, prima parlavamo di navigatore, appunto, e anche di questa donna che faceva la navigatrice. E poi mi è venuto in mente di chiederti una cosa, appunto, no? Cioè, sì, insomma, da andare a vedere anche
visto che abbiamo la possibilità di avere un bellissimo video, la Dainer voleva chiedere questo, andiamo, entriamo un attimo dentro la macchina, andiamo a vedere un po' il lavoro che fa Alberto quando si è in gara, vediamo se la regia è pronta, allora vediamo giusto 2 minuti e poi torniamo in studio. 4, 3, 2, 1, ai, tornante sinistro, per destra 3, gira, per sinistra 3 più, taglia tanto in tornante destro, subito sinistra 5 e 20, frena sinistra 2, tieni, 20, destra 5 e frena tornante destro, per tornantone sinistro, ripeto per tornantone sinistro, subito destra 5 e 50, tornante destro in, sinistra 3 per, attento destra 4, subito tornantone sinistro, per, tornantone destro, per, sinistra 3, più, scorre, 100, sinistra 5 su dosso, continua, scende, per, attento, destra 4, 30, per, sinistra 4, secca, per destra 3, più, in arriva, tornante sinistro, per, destra 5 e 20, frena, tornantone destro, frena, tornantone destro, no, 100. Ed ecco, vi abbiamo fatto vedere brevemente quello, il lavoro del nostro Alberto, il lavoro di tutti i navigatori, però potete sbizzarrirvi anche voi andando su YouTube o qualsiasi social, cliccando Rally, vi salterà fuori il navigatore, il pilota, tutto quello che volete, andate a vedere perché è un mondo bellissimo e non prendete paura quando vedete i rally crash, perché quelli lì sono gli incidenti, ma ci possono stare, ma sono tutti in sicurezza, ok? Allora, abbiamo parlato un attimino del rally e vorrei aprire una parentesi con William in questo ultimo minuto che ci rimane, su quali sono gli altri eventi sportivi. Sì, devo dire che ACI Modena quest'anno ha in carnet un programma estremamente interessante perché sempre con l'ottimo lavoro del nostro presidente Credi, la Mille Miglia è stata riportata a Modena, per cui il 14-15 maggio avremo le bellissime macchine della Mille Miglia nel cuore della città, in centro a Modena. E poi avremo all'inizio di luglio, nell'ambito del Motor Valley Fest, la rievocazione della cronoscalata del Cavallino, per cui la mitica Maranello Serra verrà ripercorsa da macchine veramente prestigiose. Poi il gran finale, vi do la data certa, 30-31 ottobre, la finale nazionale Rally. Ecco, allora io mi prendo l'impegno con Motori e Motori di essere presenti il più possibile in tutte queste manifestazioni, perché credetemi, sono veramente bellissime. Pochissimo tempo, dai, avanti. Allora Alberto, abbiamo dato un'infarinata sul rally. Riusciamo ad essere, con un breve riassunto, a dire tutto ciò che possiamo dire? Brevemente Alberto, perché poi avremo altre puntate che entreremo nel dettaglio proprio. Vai. Ma partendo dal bellissimo team GB Motors, abbiamo subito affrontato l'argomento gare e l'importanza del navigatore, del pilota, dell'attività che fa il navigatore, ma soprattutto come si ci può avvicinare a questo mondo con i corsi ACI, ma non per ultimo l'importanza della sicurezza nello svolgere questa attività. Quindi in gara tutto il gas che si può dare, fuori dalla gara usare sempre la testa e osservare il codice stradale. Bel messaggio di Alberto. Allora io ringrazio subito Alberto Mettivogli per essere stato qui con noi a parlarci della sua esperienza come navigatore, sicuramente ti seguiremo in tutte le sue avventure, e vado subito a salutare anche fiduciario responsabile ACI Martin William, grazie veramente, perché l'ACI con Motori e Motori è sempre molto presente, quindi ringraziando lei ringrazio tutti quanti, soprattutto il nostro presidente Vincenzo Credi. Dai, a te i saluti perché manco un pochi secondi. Certo, vi ricordiamo che ogni lunedì Motori e Motori è
qui su TVB Studio 85 alle 20:15 fino alle 21:00. Quindi ci vediamo lunedì prossimo. Buona serata a tutti.